Our ancestors have destroyed the world, and we had to pay the price. With over 100 years without sunlight, but we have prepared ourselves for our chance to make things right. They stole from us a life of happiness. Still, we will make the best of it. E ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un nuovo gioco strategico, un nuovo gioco che ho portato anche su Twitch. Ho fatto una piccola live una sera tardissimo. Probabilmente poi vabbè, Twitch, come già detto, è un canale a parte, un mondo a parte. In pratica è uno strategico, un city builder in epoca post-apocalittica. Non è proprio originale, calcolando che ho portato Survive in the After, ma la cosa carina di questo gioco è che è tutto improntato su una sorta di magari tenere d'occhio il terreno, le radiazioni, oltre che fonti d'acqua, fonti di cibo. Iniziamo la partita, si può iniziare il numero di settler, il nome, l'insediamento, il tool. Sì, si inizia già con delle maschere di carbone, perché ci sono poi delle zone che vanno anche bonificate, quindi insomma è un gioco di cui io non so molto, nel senso che l'ho appena iniziato, ve lo volevo far conoscere perché si trova comunque su Steam, è uscito inizio aprile. Sembra essere molto intrigante, benché magari non innovativissimo. Ci costruiremo una nuova casa, vi faccio vedere come funziona l'interfaccia. Qua abbiamo le statistiche con tutto quello che abbiamo: gli adulti quanto mangiano, i bambini quanto mangiano, perché all'inizio abbiamo 10 adulti e 5 bambini. Abbiamo le risorse che attualmente possediamo, le risorse prodotte e quelle consumate. Ci sono, ovviamente, viene calcolato tutto in stagioni, che vanno avanti in stagioni, viene calcolato anche in base ai campi. Un campo magari dice per crescere 2 stagioni e mezzo, quindi dobbiamo aspettare 2 stagioni e mezzo. Limiti di produzione, qua è interessante perché possiamo settare il massimo di produzione, poi ovviamente anche per le merci dovremo fare i magazzini quando saremo praticamente pieni, supereremo il limite. Cosa molto importante invece, il tempo. Potremmo andare a fare una previsione del tempo quando avremo costruito l'albero, diciamo dall'albero delle tecnologie, la stazione meteorologica. E qua abbiamo invece due tasti, che sono i due tasti principali, e settler, quindi i cittadini, 10 cittadini, i bambini non vengono calcolati, poi pian piano diventeranno adulti, man mano aumenteranno anche i bambini, e i lavori. È tutto basato sui lavori qua, cioè possiamo settare di questi 10, mettiamo 3 builder, esempio. Si inizia così. Qua in alto vediamo cosa abbiamo: acqua, cibo, il gioco in inglese è comprensibilissimo. Abbiamo la legna, i rottami, gli utensili, abbiamo la protezione dalle radiazioni, poi adesso medicine, tessuto, metallo, plastica, elettronica e carbone. Non possediamo nulla. Il gioco in early access, come vedete qua in alto, e abbiamo vabbè questa enorme mappa, come anche su Surviving the Aftermath. Poi andremo a fare spedizioni in zone esterne. Allora, la prima cosa da fare, secondo me, vabbè, qua abbiamo il log, la guida di sopravvivenza che ci spiega come fare. La prima cosa da fare, secondo me, è andare qui negli edifici e fare la raccolta dell'acqua. La raccolta dell'acqua non è proprio molto molto agevole in questa mappa, perché non abbiamo moltissimo, abbiamo delle rovine, abbiamo dell'acqua. Facciamo questo piccolo camminamento qui, se riusciamo a farlo col tasto R, poi si ruota, vedete che andiamo a metterlo qui, si raccoglie l'acqua, andando subito a costruire raccolta dell'acqua. E poi facciamo una cisterna o un pozzo, vediamo un po'. Si può piazzare il pozzo, ma in realtà qua si può andare a vedere, vedete,
diciamo, la qualità del terreno è una cosa che dovremmo sempre tenere d'occhio. Se il terreno è asciutto, è misto, è bagnato, anche a livello di radiazioni. Radiazioni basse, medie, nessuna. C'è questa zona qui che è radioattiva, quindi non è il massimo per noi. E poi potrebbe anche peggiorare, quindi dovremmo andare a bonificarla, dovremmo fare molta attenzione. E niente, io adesso devo scegliere che cosa fare, per o prendere l'acqua o un pozzo. Insomma, io ho fatto questo, che è quello che ci va a raccogliere acqua, ma in realtà water tower, facciamo la water tower, giusto, sarà un gameplay fallimentare, però insomma iniziamo a fare questa. Ci occuperemo dopo di dare una collocazione a queste persone. Cliccandoci sopra possiamo vedere quanto sono contente di quello che hanno a livello di vestiti, a livello di protezione da radiazioni, addirittura anche il fatto se sono stati ha subito dei lutti, insomma, e se sono sepolti correttamente, diciamo, le persone che conosce. Tanto stanno andando a costruire. Altre cose importanti che dovremmo fare, e vi faccio vedere subito così vi spiego mentre lavorano, fonti di cibo, quindi fishing hut, hunting lodge, quindi andare alla possibilità di di prendere degli animali. Adesso vediamo se mi dice. Beh, no, devo ancora capire esattamente bene dove si trovano tutte le risorse, perché mi è capitato più volte in partita di mettere una capanna del cacciatore ma non trova niente da cacciare. Questo invece è un raccoglitore, quindi lo piazzo anche lui qua vicino. Metterò qualcuno a lavorarci dopo, così vi faccio vedere anche come funziona. Mettiamo qualcuno a lavorarci e andrà a raccogliere bacche in giro. E anche un campo. Facciamo un campo, iniziamo magari qui. Cultivate field, lo facciamo grande, magari così. Poi vi faccio vedere che cosa si può fare. Qua vabbè, il frutteto. Qua per pescare, cacciare. Per le risorse è molto importante invece lo scrapyard. Lo scrapyard colleziona, raccoglie scrap, quindi rottami, che sono richiesti per la costruzione, dalle rovine nelle immediate vicinanze. Il forester lodge può praticamente abbattere alberi e ripiantarli per la riforestazione della cosa. Quindi magari ne piazziamo uno anche qui che lavora incessantemente in questa zona e andrà a scavare, a tagliare alberi. Abbiamo il recycler, che praticamente riesce a separare lentamente il metallo, tessuto, plastica, elettronica dagli scrap con una bassa efficienza. Solo una risorsa può essere separata al momento, quindi noi all'interno di questo edificio potremmo selezionare uno alla volta che cosa fare. Abbiamo il tailor che ci fa i vestiti, il workshop che ci fa gli utensili, abbiamo l'herbalat che ottiene delle erbe mediche, il charcoal ci fa bruciare il legno per ottenere del carbone, e la raffineria invece separa simultaneamente plastica, tessuto, elettronica e metallo, cosa che fa molto più lentamente invece è solo uno alla volta il recycler. Iniziamo con il recycler, ovviamente, che piazziamo lì. Intanto i nostri villici stanno andando a lavorare. Sicuramente dovremmo mettere, sì, infatti vedete che è arrivato qui e inizia a lavorare. C'è un altro adesso che sta tornando indietro. Pian piano poi costruiremo tutto. Abbiamo tante cose da tenere d'occhio. Allora, possiamo mettere dei marker sulla mappa per ricordarci tutto. Abbiamo le notifiche di tutto quello che succede, i compiti che ci dà il tutorial. C'è un tutorial molto molto profondo. Continuiamo. Qua abbiamo la possibilità di costruire le case. Una casa con una riserva d'acqua personale e uno shelter, che invece è una sorta di baraccopoli che tiene tante persone all'interno. Magari ne fa diventare meno soddisfatte, le fa diventare meno soddisfatte per quanto riguarda il comfort, però non le lascia almeno senza tetto. Qua abbiamo la possibilità di mettere forza lavoro, vedete ne metto uno su 4 massimi, e posso decidere che cosa piantare, e mi dice anche il livello, quante stagioni richiedono. Io pianto sì, dai, scegliamo questo seme e andiamo a piantare. E niente, poi irrigation plant, possiamo andare a piazzare anche il sistema di irrigazione, che è molto comodo, lo piazzo lì.
E ovviamente sto facendo una cosa molto raffazzonata perché andrebbe ragionata molto di più, ma voglio farvi vedere, diciamo, come funziona il gioco base. La community invece è una tab che ci dà la possibilità di creare cose utili, molto utili. La scuola, per aumentare il livello di istruzione, per diventare adulti educati, con educazione intendo dire, insomma con una cultura, e dovrebbe essere più utile in fasi avanzate. La stazione meteorologica, la medical facility per curare i malati, il pub per poter svagare, la logistica, quindi le strade, il magazzino, il market e poi la rimozione. E c'è anche una gestione base di quella che è l'elettricità, quindi un pannello solare, le batterie e poi i cavi elettrici. I task invece sono molto importanti perché i task non sono degli edifici, ma sfruttano gli edifici già costruiti. In questo caso vedete che il recycler gli assegno un lavoratore, ne ha uno al massimo, e gli dico di raccogliere diciamo plastica. E lui va e scava. Allora, vediamo un attimo. Lui sta andando e scava e prende quelle. Queste qua dovrebbe prendere. Comunque, posso dirgli gather scrap e gli dico qui, questa zona qua. Quindi andrà e prenderà queste zone qui, gather scrap. Ho settato un task, quindi chi lavorerà qui andrà là. Stessa cosa per il gather wood. Quando avremo il capanno, che abbiamo già qua, del gather wood, io gli dico vai e taglia la legna lì. Rimuovi le radiazioni, potremmo rimuovere le radiazioni qua, se non sbaglio erano qui. No, vedete, sono già cambiate. Sono già cambiate le radiazioni, sono di là adesso, vabbè. Raccogli tutte le risorse, perché abbiamo messo anche il gutter cabin. E onestamente, vabbè, gutter plants, gutter, tutte le risorse, va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Allora, intanto vedete che abbiamo 5 settler liberi, perché ne abbiamo 3 costruttori. Uno fa il farmer, uno fa il refiner, il forester lo fanno in due, così il forester vanno a cogliere il legname in mezzo alla foresta. Diamo un'occhiata adesso ad altri edifici e vediamo intanto se stanno già iniziando a raccogliere acqua. Credo di sì. E intanto allora inizieranno poi a finire adesso la torre, spero. Sì, vabbè, date 4 costruttori così vanno a finire sta benedetta torre, così iniziamo a raccogliere un po' d'acqua. Qui non abbiamo il gutter cabin, gliene piazzo uno subito così va a raccogliere cibo. E poi io, il gioco poi ci dirà di costruire le case per non far diventare triste le persone, ma per cominciare dobbiamo ottenere un po' di cibo. Intanto vedete che qua stanno già iniziando, credo, ad abbattere alberi. E tra l'altro cliccando qua possiamo scegliere se tagliare soltanto o riforestare, o entrambi. Io sto facendo entrambi, quindi un po' taglia un po' ripianta, lì cadono le piante. Ci sono anche degli animali lì, molto interessante. Questo magari poi me lo fate quando avete tempo, Farmi anche questo però. Ma serve la plastica, quindi la sto già producendo la plastica. Infatti ero stato lungimirante a costruirla, a produrla, anzi. Recycler, scrapyard. Allora, ricapitoliamo un attimo. Allora, ho fatto il recycler, il gutter, il forester, non ho fatto lo scrapyard, che è quello che recupera i rottami, quindi che non raffina, quindi che raccoglie soltanto, e lo metto qui. Molto bene. Questo invece è il task del gutter scrap, ok.
che metto là. Allora, a sto punto, questo itemi anche questo. Finitemi la. Manca la plastica. Manca la plastica. La plastica è sempre un problema. Allora, io vi dico. Non so poi come si svilupperà il gioco. Qua intanto vediamo che c'è un adulto in più, perché è un bambino. Erano 5, sono diventati 4. E uno. Scusate, è un adulto in più. Quindi vado a distribuire. Io vi dico, onestamente mi aspettavo qualcosina in più, ma probabilmente è un giudizio molto affrettato, perché devo esplorare il gioco molto più in profondità, portandolo avanti. Ci dice, abbiamo 15 senza tetto, abbiamo 3 assetati e abbiamo finito anche l'acqua, quindi me la sono proprio gestita malissimo, perché non abbiamo la torre dell'acqua. Quindi a sto punto siamo messi molto 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 male. Molto male, perché non abbiamo la plastica. Cioè, ne hanno già piazzata all'interno, credo, sì, 2. Non abbiamo acqua, quindi è un bel problema. Adesso io posso dirgli di andare a costruire un pozzo, però... fate un pozzo qui, almeno qualcuno inizia a bere. Gli do la priorità. Così si mettono a costruirmi il pozzo. Allora, questo qua già funziona. E gli metto 2 persone che vanno e raccolgono roba dai rottami. Poi si esplora, insomma, si mandano spedizioni in altre mappe. Quindi, per dire, è una... Ci sono delle cose molto molto avanzate da fare, che al momento qua in un gameplay iniziale non si possono vedere. Che cosa è questo? Land zone. Vabbò. Allora, intanto qua il camper iniziale, che ci sta dicendo che non abbiamo molte risorse, ed è il posto dove si gestisce tutta quello che è la parte di costruzione e riparazione. Allora, abbiamo fatto il pozzo. Dove cavolo l'avevo messo il pozzo? Well, ok, workforce, non abbiamo nessuno di disponibile, perché sono già morti, sono morti tutti i bambini. E niente, allora niente refiner, mettiamo qualcuno al... Ah, sono un babbano, perché non ho messo nessuno al trasporto dell'acqua. E sì, vabbè, ho fatto una cavolata io, perché qua vi faccio vedere anche questo. C'è il tizio che opera le pompe dell'acqua nel pozzo, c'è il tizio che si occupa di irrigazione, c'è il tizio che trasporta l'acqua, ed è una delle prime cose che dovevo fare, ma ne ero sicuro che mi sarei dimenticato. Il forester, a questo punto rinunciamo e andiamo subito qua a portare tutto tutto quello che è la parte di acqua, perché veramente abbiamo bisogno di gente che si occupi di acqua ora e di raccolta cibo per salvare il salvabile, perché l'ho iniziata male, ma ovviamente questo è uno di quei giochi che vi fa venire voglia, morti altri 2, e che vi fa venire voglia di a ricominciare nuovamente la partita da capo. Poi abbiamo un tutorial che è davvero molto molto ampio, e vabbè, il controllo, i controlli della partita, insomma, abbiamo tutto lì. E non so, vediamo magari adesso se si salva il salvabile, ma dubito a sto punto, quindi magari ricominciamo e vediamo subito se la partenza è migliore, concentrandoci solo sull'acqua e il cibo. Va preso molto molto con calma, io poi mi sono fatto prendere e vi ho fatto vedere tutto, quindi tac, stop. Allora, facciamo così, non sfruttiamo sta cosa, facciamo subito un pozzo che mettiamo qua, un pozzo e una torre dell'acqua. Via, anzi, mettiamo subito i lavoratori, 4 costruttori, poi 2 trasportatori d'acqua e un manutentore di quello. Ok, poi andiamo a piazzare per il cibo una capanna del raccoglitore,
dei campi, un campo e un irrigatore. Via. Nel campo mettiamo la zucca, ci mette una vita a crescere. Patate, 4 stagioni. Mais, 1 stagione 6, dai. Perfetto, abbiamo costruito questo. Vediamo adesso se abbiamo tutti i lavoratori assegnati. Ok, uno all'irrigazione. Abbiamo ancora 2 persone. Uno farà il farmer e uno farà il gatherer. Ok, questo è un inizio proprio estremamente pragmatico. Poi quando volete fate anche la torre, eh. Mannaggia, la torre Water Tower serve la plastica, mannaggia. Evento. Eh sì, dobbiamo l'acqua. Tra l'altro, no, ci sono degli eventi, tipo caduta di meteoriti, se non ricordo male, o cose di questo tipo, quindi diventa molto molto interessante tenere d'occhio anche il calendario. Allora, dal momento che non riusciamo a fare questa, la Water Tower mi sembra un po' eccessiva. Proviamo a vedere se riesco a fare qualcos'altro. Una cisterna, che mi sembra la cosa più giusta da fare, con priorità massima. Ok, dai, andate, costruitemi la cisterna, poi fate anche questo, così vi do il task di andare, anzi ve lo do subito, di raccogliere tutte le risorse. Le risorse, vedete, comprendono anche i depositi di legname all'interno dei boschi. Infatti vedete che qua seleziona molto di più, qua invece raccoglie piante. Ok, quando volete, eh. Ok, allora non c'è nessuno di forza lavoro lì, andiamo a mettergliela subito. Water carrier, sì, mettiamone 2 di irrigator e wallkeeper. Uno solo. Ok, al momento siamo a posto così. Quindi al momento stiamo pensando un po' al cibo. Vedete il campo adesso che stanno coltivando. Servirebbe anche un cacciatore, perché io vedo che qua ci sono dei cinghialozzi. Allora, intanto vediamo se stanno già raccogliendo qualcosa. Vedo gente che... Alt, cosa stanno portando? Sì, stanno riallocando risorse, quindi stanno recuperando un po' di roba. E qua c'è dell'acqua coperta. Vedete che qua... Ah, build, ok, ci consiglia di fare anche altre cose, tipo la torre per la pioggia, quando piove, quindi andiamo a farlo subito. Così questo sarà il nostro reparto acqua. Siamo già alla season 2, quindi i campi adesso stanno crescendo e poi andremo a fare... Già abbiamo un adulto in più, quindi dovremmo avere una forza lavoro in più. Andiamo a prendere, magari per il cibo, la capanna del cacciatore. Ah, ok, adesso ho capito. Me li evidenzia, quindi li evidenzia lì. Perfetto, allora lo mettiamo qui. Ce la fai a farlo? Sì, tanto non serve a niente. E poi dobbiamo fare attenzione, perché questa, che è un inizio molto paraculo, può portare a un altro problema. Può portare al problema che non ho forza lavoro, che finisco tutta la plastica o altre plastica scrap, così devo, e mi mancano per costruire degli edifici che vanno a raccogliermi le risorse, quindi devo fare attenzione. Comunque adesso task, vediamo se c'è qualcosa su... No, dovrebbe andare in teoria. Mi dice che qua non ci sono boss, non ci sono cinghiali, ma il cavolo, li ho visti. Vabbè, intanto andiamo. Ok, ci sono lì.
Scusi? No, infatti è sparito adesso. Sento anche un rumore tipo di... di cartucce, sì. Sì. Infatti, sì, direi che cibo ne abbiamo adesso. Sta portando a casa tutto. Molto velocizzato, insomma, però voglio vedere se effettivamente riusciamo... Sì. Diciamo che a questo punto sta anche piovendo. Mi era sembrato prima, stesse piovendo. Quindi abbiamo delle ottime risorse di cibo e di acqua. Quindi abbiamo fissato l'errore fatto prima. A questo punto che cosa si fa? Si iniziano a prendere gli scrap, si iniziano a raffinare, si inizia a craftare sempre più magari case. In questo caso magari piazzo una casa giusto per farvela vedere. Iniziamo a metterle qui, una, due. Loro inizieranno a costruire le case e qualcuno di loro inizierà a diventare senza tetto. Mi pare che la casa tenga due bambini e no, due adulti e tre bambini. Questa con l'acqua degli adulti e tre bambini mancano anche la riserva d'acqua personale, e questa invece tiene 25 persone, però chiede una marea di roba, quindi insomma adesso ci mettiamo al lavoro, calcolando che tanta forza lavoro è impiegata qui, perché uno tiene d'acqua il pozzo, due consegnano l'acqua, Rainwater Collector pioveva e non l'abbiamo ancora costruita perché ci manca la plastica, quindi il raffinatore ci serve, lo scrap, insomma quello che, come che si chiamava, il recycler che ottiene la plastica. Praticamente lo scrap raccoglie i rottami da tutta questa roba che c'è intorno e il recycler ne raffina uno alla volta. Se invece facciamo la raffinery, li raffiniamo tutti insieme, ma anche lì ci costa una marea di materiali. Abbiamo fatto le case, abbiamo, vedete, 8 persone adesso senza tetto, quindi più o meno la metà rispetto a prima. E vediamo anche chi vive all'interno, con due bambini, un giovane adulto, un adulto, un giovane adulto e due bambini. Quindi il giovane adulto viene già dato come lavoratore. L'altra casa invece abitano Kilian e Patricia. Vediamo l'inventario che hanno loro. Dovremmo fare attenzione poi a tutte queste cose che io adesso ho ignorato, tipo il fatto di mettere tutte radioattive, perché poi le zone radioattive si spostano, il terreno è tutto bagnato adesso, me lo dà tutto bagnato. Sì, aspettate che... sì, ovviamente tutto bagnato. E c'è qualcosa forse qua di secco, perché no, scusami, non piove lì adesso. No, pioveva solo qua, va bene. E anche qua devono costruirmelo, ma manca la plastica, quindi l'irrigazione la faranno a mano. Vedete che intanto stanno potando, bellissimo da vedere. Mi sta tagliando il campo, quindi cibo ne abbiamo adesso, quindi abbiamo, non era neanche così difficile, sono pirla io onestamente. Allora, questo era End Zone, A World Apart, e fatemi sapere che cosa ne pensate. Si trova su Steam, è uscito inizio aprile, può essere interessante, è comprensibilissimo anche in inglese per chi volesse fare la polemica del non è in italiano non lo prendo. Abbiamo fatto anche un achievement Just a Snack, abbiamo fatto 1000 di cibo e anche 1000 d'acqua, quindi direi che stiamo andando alla grande, alla grandissima. Poi ovviamente rimando questo gioco anche a persone come Mirko di Gameplay Channel, che è appassionato, insomma è una sorta di Banished o di Life is Feudal Forest Village in epoca post apocalittica. Ovviamente che poi hanno tutti la maschera anti-radiazioni, tutti. E dovrò vedere un attimino come si sviluppa il gioco andando avanti. Io spero e confido, essendo anche in Early Access, che arriveranno decisamente più cose, soprattutto l'albero tecnologico, si migliori anche la parte elettrica, che adesso è al momento molto basilare, come vedete qua, ma io penso proprio di sì. Quindi è da tenere d'occhio. Se vi interessa poi lo potete prendere su Steam o qua sotto con il sito in descrizione. Vi ringrazio per la visione e alla prossima, e ciao ciao.